Ieri sera abbiamo ordinato greco, cinese e italiano? E gli hot dog? Ho dei vaghi ricordi. Alla fine cosa abbiamo guardato? Baby monitor, brividi di paura o apprendiste squillo? No, mi ricorderei di Tori Spelling. Dovrebbero fare un film sull'incidente di Tori al ristorante giapponese Teppanyaki Griglia Mortale. Ok, il tempo stringe, saltiamo il tour del paese? No, il tour non si può saltare. Facciamo un riassunto. Si sta valutando se tenere o meno la cabina telefonica. E dove si cambierà Superman quando verrà a salvarci da Ben Affleck? Ho fatto la stessa identica osservazione. Non farò nessuna crocchetta. Perché no? Non vuoi nutrirci? State mangiando i tacos. Sono biologiche. Ah, ti ho vista afferrare quella ciambella, mettila giù. Mamma? Sì, non è magnifico? È un'intera parete. Penso che questo sia il momento di non avere radici. E a te sta bene che conduca la vita da vagabonda? Per ora è Jack Kerouac, è sulla strada. Passami il peyote. Ma dopo che hai preso il peyote, in quale bagno andrai a vomitare? Delizioso. Mi spieghi chi è questa persona? Oh, volendo potrei. Io credevo di sapere esattamente cosa volessi, dove andassi, ma ultimamente, non lo so, sembra tutto confuso. Siamo felici. Luke e io siamo felici. Non sono capace di farlo. Sono stata sposata per 50 anni e metà di me se n'è andata. Sto facendo riordino. Se l'oggetto ti dà gioia, lo tieni, altrimenti lo butti via. Non mi dà gioia. Sta portando via le tue sedie. Non mi danno gioia. Mi sento così persa in questo periodo. Non ho un lavoro, non ho una posizione, neanche la mia biancheria. Cosa? Avevo una carriera davanti. Credimi, ce l'hai ancora. Wow, che emozione questa cosa. Wow, che emozione questa cosa. No, amici, la parte da ripetere è finita. Vivo per momenti come questo. C'era qualcosa di pornografico. Era un po' che non lo facevamo. Ci voleva.